Benvenuti alla 26esima edizione del telegiornale mensile di Argenta. Ecco a voi le principali notizie. Sabato 24 ottobre, al Centro Culturale Il Mercato, si è tenuta la quinta edizione del Festival Nazionale del Cortometraggio, organizzato da 030 e patrocinato dall'amministrazione comunale. Anche quest'anno ha registrato un tutto esaurito grazie all'alta qualità dei prodotti audiovisivi presentati alla Kermesse Argentana. 030 Corto Festival, giunto quest'anno alla quinta edizione, ha visto la partecipazione di ben 120 opere in concorso, tutte di livello nazionale. Aspetti, per carità, non dica nulla. No, non dica nulla. Il 16, 17 e 18 ottobre si è svolta la terza edizione della Festa del Volontariato, che ha visto impegnate circa una trentina di associazioni. Iniziativa che nell'arco di tre giornate ha offerto momenti di svago e possibilità di conoscenza dell'attività delle associazioni del territorio. La Festa del Volontariato quest'anno è la sua terza edizione ed è stata organizzata dal Centro Servizi per il Volontariato in collaborazione con il Comune di Argenta. Siamo tecnici dell'acqua, geologi che ci occupiamo di ricerca d'acqua in Somalia e quando è possibile, quando la guerra lo permette, andiamo per insegnare a una comunità di un villaggio vicino alla città di Merca a scavare pozzi. Per quanto riguarda la Festa del Volontariato è sicuramente un'opportunità importante per noi associazioni per conoscerci, per poter poi collaborare se verrà il caso e per stare insieme in allegria. Domenica 18 ottobre, dalle 15 alle 20.30, presso Palestra Aquarium, Stage on Sunday con Leoncino e Sagiri Olti da Amici di Maria De Filippi. Oggi ho svolto uno stage con le ragazzine più piccole di questa scuola. Uno stage che comunque comprende funky jazz e abbiamo svolto una lezione particolare, sicuramente diversa da ciò che loro fanno normalmente. Uno insomma si deve mettere sotto e devono lavorare tantissimo, insomma, quello è il consiglio più grande. E crederci nel proprio lavoro. Il prodotto audiovisivo Il Matrimonio Negato è nato e cresciuto come un progetto di arte terapia per persone diversamente abili. Tale progetto ha visto un percorso di videoterapia per la riabilitazione sociale e l'inserimento lavorativo. Un corso ai fini culturali ed educativi dedicato ad utenti disabili che si è posto come scopo prioritario il miglioramento delle personali capacità comunicative e relazionali dei suoi partecipanti. L'idea era quella, diciamo, di raccontare la diversità nel suo complesso, nelle sue varie articolazioni e allo stesso tempo di riuscire, insieme con il gruppo dei ragazzi con cui abbiamo lavorato, a scoprire un po' anche l'identità culturale del territorio. Il mio personaggio era un allievo pittore che ritrae questa popolana, questa Laura Dianti, appunto, vissuta nel 500. E niente, devo portare il personaggio ai giorni nostri. Open Media Educational ha avviato un nuovo progetto dal titolo La storia sei tu, incentrato sulla raccolta di videotestimonianze riguardanti tutto il Novecento. Se anche tu hai qualcosa da raccontare, contatta la redazione al numero di sovraimpressione 0532 852897. Ecco l'intervento di uno dei nostri testimoni. Avevamo un magazzino pieno di barche. Era sempre per la paura che il posto la ripasse. E allora è cominciato la stagione delle piogge. Pioveva sempre e il Po era in pericolo perché cresceva. Andavamo ogni tanto a vedere su Po cos'era successo, com'era, era pauroso. A un certo punto il Po invece si rompe proprio dalla parte del Veneto. C'era un paese lì che si chiama Villanova, subito di là dal Po. Si vedeva sto campanile di questo paesino, si vedeva la punta
non c'è, era sommersa proprio. Sabato 31 ottobre, dalle 10 alle 19, si è tenuta presso il convento dei Cappuccini la prima mostra mercato dell'editoria locale. Un'intera giornata dedicata ai libri, con la presenza di diverse case editrici e la presentazione di una serie di volumi. Per i più piccoli, laboratori di danza educativa. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della manifestazione regionale A ottobre piovono libri. Noi siamo qui per presentare questo volume, 3 anni di guerra in Africa settentrionale. Un libro molto interessante perché è stato fatto in collaborazione con lo Stato Maggiore dell'Esercito Italiano. È una raccolta di immagini, per lo più inedite, tratte dai loro archivi, attraverso i quali abbiamo raccontato la nostra campagna d'Africa. Noi facciamo questa annuaria alberghi che viene, diciamo, sarà presente in ogni camera degli alberghi di Ferrara 3, 4 e 5 stelle. Questo annuario spiega la Ferrara dal punto di vista storico, dal punto di vista enogastronomico, dal punto di vista quindi anche degli spettacoli, e ci sarà anche una sezione che spiegherà, diciamo, tutti quelli che sono gli eventi che si svolgeranno nell'arco 2010. Sabato 24 ottobre al Centro Culturale Il Mercato è stata inaugurata la mostra fotografica La vita sospesa delle cose del fotografo canadese Lyle Roebling, allestita in collaborazione con il Piccolo Museo Sereno di Milano. La mostra è rimasta allestita fino all'8 novembre. Eccoci arrivati all'ultima notizia. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!